manca, ma andiamolo qua, no, Massimo, facciamolo in tre. E quindi sta legando, ciao, le due Saro, isole. Bartolino. Ecco, ora devi riprenderlo. Sì, sei l'operatore all'opera. E voilà. Bravo. Bravo. Vieni Alessandro. Dove l'acqua fredda? Ma oggi è più giusto. Sì, effettivamente. Allora, vieni, sali Alessandro, tanto complimenti. Sì, siamo a Marina Corta, buongiorno amici lontani e vicini, con il grande nuotatore che sta portando a compimento questa impresa davvero eccezionale, Alessandro Bossini, 30 anni, proveniente dall'isola del Giglio, sì. Collegato a tutte le isole toscane, adesso questa impresa davvero eccezionale. Sì, più che imprese, un impegno nell'unire queste 7 isole dell'arcipelago delle Eolie. È una bella esperienza, anche soprattutto per l'accoglienza e per le motivazioni per cui si provano a fare, quindi unire seguendo un itinerario gastronomico e culturale è una cosa che stimola anche di attraversare questi spazi aperti di mare. Sono oltre 100 km che stai percorrendo a nuoto, anche tra non poche difficoltà. Ricordiamo l'impresa Filicù di Salina con mare forza 4, onde abbastanza alte, anche 2 metri, lo staff col gommone che a un certo punto si voleva pure ritirare. No. Sono state sì qualche difficoltà, ma poi credo che in fondo sono stato graziato dal tempo, perché a parte le onde giganti, il vento, le meduse, a parte oggi non ci sono state tantissime. L'acqua è stata fredda, però non ha dato particolari problemi. Poi l'accoglienza così calorosa che ha riscaldato diciamo le coste e via. C'è stata la gabbia antimeduse che ha dato pure qualche problema, no? Anche a Stromboli, laddove in partenza il mare ha fatto un po' i capricci. Essendo un mare parecchio forte, la gabbia non è che funzionava molto bene, si è rotta diverse volte, siamo dovuti fermare in mare per ore a provare di sistemarla, e in più con le onde grosse c'erano le meduse che saltavano direttamente da sopra e ogni tanto c'erano qualche strusciata, però poi alla fine è andata bene, almeno per ora. Che 6 isole sono state giunte, ora manca l'ultima. Domani quindi si completa l'impresa, ecco, a chi la dedichi? Ma sicuramente la dedico alla mia famiglia, a mio fratello Marco, Samuela, Susanna e Emanuele, e poi a tutto lo staff che mi ha seguito qua, che è stato veramente un grande appoggio. Ecco, se è loro che va fatto l'applauso, perché io ero un mare tranquillo, ma loro erano fuori alle intemperie che mi seguivano a vista d'occhio, quindi
Possiamo anche salutare, perché andremo tra poco su internet, anche gli amici dell'Isola del Giglio, no? Che ti stanno seguendo. Fra l'altro la notizia ogni giorno con l'Ansa fa il Giro d'Italia. Sì, 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 ecco, il Giglio che, come ripete sempre insieme a me, il Giglio che isolani, tutto il paese che nota nel cuore, quindi ecco, un saluto soprattutto a loro che stanno sempre qua. L'ultima cosa, la prossima impresa quale sarà? C'è già un'idea? Ma per ora mi aspetta l'Ironman dell'Isola d'Elba a settembre, che è un impegno che ogni anno porto avanti, e guardiamo un pochino come va. Altre cose, ma se c'è qualche altro arcipelago, un pensierino ci si può fare. E allora Alessandro, se mantieni un attimo il microfono, certo. Io ho da consegnarti il simbolo di Lipari, una medaglietta. Però lo potevamo fare tutto un'unica operazione. Che praticamente viene donato a tutti coloro che insomma si distinguono e dimostrano un certo attaccamento per le nostre isole. Allora io vi ringrazio vivamente di questo splendido monile, quindi lo indosseremo. È un portafortuna. Lo indosseremo allora sempre. Bene, grazie ad Alessandro Bosini, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci. Poi abbiamo fatto una cosa, una sciocchezza così facile, Alicudi, Filicudi con mare in tempesta, mezz'ora. Che tutti ci hanno detto tornate indietro, ma Alessandro non si è fermato, altre 5 ore. Poi abbiamo fatto Filicudi Salina, dove ha messo il turbo, è arrivato un'ora prima, ha spiazzato tutti, c'erano televisioni, cose eccetera, e lui è arrivato un'ora prima. Infatti si è sciupato, si vede. E oggi ha fatto Vulcano Lipari, domani farà Lipari Salina Rinella, siete tutti invitati a tuffarvi insieme a lui, no, a tuffarvi. E a farvela a nuoto da acqua calda a Rinella. Che tanto è poco, sono meno di 10 meduse sono maggio, meduse sono maggio. Col pensiero. Detto questo, l'impresa che Alessandro sta compiendo non è un'impresa sportiva, è un'impresa di unire le isole attraverso delle cose che la caratterizzano, quale ad esempio l'enogastronomia. Ecco perché Slow Food, che rappresento, ha sposato questo tipo di iniziativa. Alessandro ha fatto tante altre imprese, tra cui anche l'arcipelago toscano a nuoto, visto che lui è dell'Isola del Giglio, ma tante altre cose. Quindi questa volta è diventato anche, lo diciamo oggi per la prima volta, un po' eoliano. Bravo. Giusto. E già c'è il simbolo di Lipari. Proprio perché detto questo, questo è il momento in cui io devo ringraziare alcune persone che hanno consentito anche questa operazione, che comincia dalla persona più alta, non in grado, ma più alta in assoluto. Ma chi è da noi? Che è il comandante, come capo, Marco Miuccio. Il comando di Circo Mare Lipari, oggi rappresentato qui da Marco Miuccio, non mi sbaglio. E poi invece grande apporto abbiamo, guardate lì che spettacolo, il pattugliatore della Guardia di Finanza col tenente della Corte. Sì, anche io sono in rappresentanza del colonnello Minuto, che comanda il gruppo aeronavale di Messina. E qui lo rappresento. È stato anche un piacere per noi supportarvi, partecipare a questa manifestazione. Grazie. Presumo che lo avremo anche domani. Sì, assolutamente. E presumo che avremo anche. Quindi in questo momento io ora vi tolgo di mezzo, vi dico che cosa, a parte che lui ha legato proprio con una cima le varie isole, adesso tireremo questa cima per fare avvicinare tutte le isole eolie con questo spirito che è appunto quello della socialità, diciamo così. Adesso ci sarà l'ultima cosa, che è lo scambio ufficiale, perché in ogni isola siamo andati e ci hanno dato una ricetta che identifica quell'isola. Oggi Lipari darà la propria ricetta e a darla sarà un comitato che siete tutti voi, in cui Mimmo Zino, che se vuole dire qualche parola è il referente di questo comitato, e poi chi ha fatto la ricetta. Prego Mimmo. Ma noi siamo onorati di avere Alessandro, che è riuscito a fare questa impresa meravigliosa collegando tutte le nostre sette isole.
grazie di cuore, anche perché anche grazie al suo Food che permette queste iniziative e ci fa un po' di pubblicità che ne abbiamo veramente bisogno, e speriamo che tornerai a fare altre queste altre nuove belle imprese, che noi tutti siamo contenti di averti ancora qua. Grazie. Allora adesso la parola a Giacomo che è il delegato Slow Food per Lipari e che ha preparato qualcosa da dare ad Alessandro Bossini. Niente, io voglio dare solo questo simbolo, è una ricetta di un dolce che è vecchio nei secoli, una catola, le olie, e noi come Lipari abbiamo dato un dolce secco. Grande lavoro. Si possono mangiare così? Solo da vedere. Allora io l'assaggio subito uno, scusate. L'energia si dà dopo domani. È un dolce semplicissimo. Mandorla, così la mandorla con lo zucchero, un po' di cannella per dare quella roba. Con la sfoglia esterna è impastata con malvasia. E l'impasto dentro è ammorbidito con zucchero di mandorla. No, che chiudi qua, oh.